1967, distretto di Magdeburgo, Repubblica Democratica Tedesca, nota anche come Germania dell'Est. Questa signora col camice bianco su una specie di lambretta è un'infermiera di comunità. Al momento del crollo del muro, in tutta la Germania dell'Est ce n'erano quasi 6.000, una ogni 3.000 abitanti. Si occupavano di monitorare la salute degli abitanti delle campagne e dei piccoli centri, porta a porta. Come porta a porta passavano pure le cliniche dentali mobili, che le cure dentali nella DDR facevano parte del sistema sanitario pubblico. E quando c'era qualche accertamento in più da fare, accompagnavano gli anziani nei centri ambulatoriali rurali, dove lavoravano in media 3 dottori con diverse qualifiche. Nel 1953 ce n'erano 250, nel 1989 erano diventati 433. Dopo la riunificazione, le infermiere di comunità sono state licenziate in tronco. Tutte. Il modello sanitario di quei trogloditi dei socialisti doveva essere cancellato per sempre. Così a occhio non è stata esattamente una genialata. Il socialismo è la migliore delle profilassi, era lo slogan del servizio sanitario della DDR. L'idea, tutto sommato, era piuttosto semplice. Prevenire è meglio che curare. Prevenzione dentale quotidiana. Senza professionisti e multinazionali del farmaco, che più la gente si ammala, più guadagnano, e che parte delle montagne di quattrini che accumulano, poi le usano per fare lobbying e convincere chi governa a modellare il sistema sanitario a immagine e somiglianza dei loro interessi materiali immediati, per una società che invece ha tutto da guadagnare dalla salute dei suoi cittadini, la prevenzione è sempre un ottimo investimento. Nella Germania dell'Est, in particolare, si faceva attraverso strutture come queste, i Poliklinik, in soldoni, poliambulatori. Ci lavoravano in media una ventina di medici con diverse specializzazioni. A differenza degli studi privati, scrivono i ricercatori della Tricontinental, che hanno appena pubblicato un lungo studio sul sistema sanitario della DDR, i policlinici hanno stabilito una cooperazione non burocratica tra le singole specialità. Nei sistemi sanitari capitalisti, i medici ambulatoriali autonomi sono stati generalmente, e spesso sono ancora, gli unici responsabili delle decisioni mediche, mentre le strutture collaborative nei policlinici hanno reso più facile per gli specialisti di diverse discipline discutere casi complicati o, ad esempio, prescrivere nuovi farmaci e raccomandare nuovi tipi di terapie. Questa collaborazione interdisciplinare ha anche fornito un quadro in cui la relazione e la comunicazione tra misure preventive, terapeutiche e post-terapia venivano velocizzate e semplificate. I servizi di laboratorio e di diagnostica per immagini potevano essere richiesti immediatamente e di solito erano disponibili in breve tempo o anche durante la consultazione stessa. I policlinici permettevano inoltre di ospitare attrezzature mediche di qualità superiore, principalmente perché l'uso comune era più conveniente rispetto all'uso individuale negli studi privati. Ed era stato introdotto sin da subito un sistema di archiviazione uniforme per le cartelle dei pazienti per ridurre le inefficienze e la cattiva comunicazione tra specialisti. E questi policlinici erano letteralmente ovunque, a partire dalle aziende. Nel 1989, infatti, si contavano oltre 150 poliambulatori aziendali. La medicina del lavoro e anche sul lavoro era il cuore di tutto il sistema sanitario. D'altronde, in un paese dove sostanzialmente tutti hanno un'occupazione, compreso oltre il 92% delle donne, il luogo di lavoro è il posto migliore dal quale partire per fare prevenzione. La medicina del lavoro, tra poliambulatori, stazioni mediche e singoli operatori, impiegava poco meno di 20.000 persone, una ogni 400 lavoratori, e un dottore ogni 7 nel paese aveva una specializzazione in questo settore. Nella Germania dell'Ovest erano la metà, per il triplo dei lavoratori. Dei 7,5 milioni di lavoratori monitorati dal sistema di medicina del lavoro nel 1989, specifica ancora lo studio della Tricontinental, circa 3,34 milioni hanno ricevuto cure adeguate alle condizioni specifiche in cui lavoravano, dai test dell'udito per coloro che lavorano nell'edilizia, agli esami polmonari per coloro che lavorano negli impianti chimici.
Parallelamente a queste misure, gli ispettorati specializzati per la salute sul lavoro hanno monitorato il rispetto da parte delle imprese degli standard di sicurezza e dei limiti specificati per le sostanze nocive o, sottolineiamo, gli stress dal lavoro. Grazie in particolare al lavoro di Winfried Hacker, infatti, la DDR ha fatto scuola per tutto quello che riguarda la psicologia e la salute mentale legata all'ambiente di lavoro. Secondo Hacker, si legge nello studio della Tricontinental, il lavoro dovrebbe essere concepito in modo tale che non solo rispetti la salute dei lavoratori, ma ne favorisca anche lo sviluppo psicologico. Un lavoro noioso e distaccato dalla realtà vissuta dai lavoratori porterà all'alienazione, mentre un sano rapporto con il lavoro deve essere multidimensionale e consentire ai lavoratori di sviluppare contemporaneamente se stessi e i prodotti del proprio lavoro. Un approccio molto diverso dalla psicologia del lavoro in voga in Occidente, dove, Sava Sandin, la priorità viene data all'aumento dell'efficienza dei processi lavorativi piuttosto che allo sviluppo della salute e dello stato mentale dei dipendenti. Intendiamoci, non sempre gli standard di salubrità erano adeguati. Molte aziende, infatti, erano esentate dal rispetto dei limiti sulle esposizioni dannose. Tutta colpa della lignite, che quando viene bruciata emette ogni sorta di schifezza e che alimentava l'intera industria della DDR. Un regalino dei democratici fratellini dell'Ovest. Tutte le fonti di energia alternative alla lignite, infatti, si trovavano nella Germania federale, che durante la Guerra Fredda aveva imposto un embargo pressoché totale. Oltre al luogo di lavoro, l'altro luogo simbolo della prevenzione in salsa socialista erano tutte le strutture dedicate ai servizi all'infanzia, delle quali usufruivano tutti. L'80% dei bambini della Germania dell'Est infatti frequentava il nido e il 94% la scuola materna. Molte di queste strutture erano all'interno dei luoghi di lavoro e il tipo di servizio che offrivano era concordato con i comitati di donne all'interno del sindacato. La conciliazione vita-lavoro era una priorità politica e ha permesso alla DDR di avere tassi di natalità costantemente più alti che nell'Occidente sviluppato. Ancora nel 1989 nascevano infatti in Germania oltre 200.000 bambini l'anno. 5 anni dopo erano diventati 80.000. Il più drammatico crollo del tasso di natalità mai registrato in tempo di pace, come sottolinea uno studio del 1995 della Libera Università di Berlino. Nidi e materne erano costantemente monitorati dal Ministero della Salute e questo, sottolineano gli amici della Tricontinental, ha permesso di creare standard socio-sanitari integrati per favorire il benessere dei bambini, come visite pediatriche periodiche agli asili nido per effettuare vaccinazioni e controlli medici periodici condotti direttamente negli asili e nelle scuole, rendendo l'assistenza sanitaria parte integrante della vita quotidiana dei bambini. In questo modo, continua la ricerca, mantenere una buona salute e individuare potenziali problemi di salute è diventata una responsabilità sociale che non era più lasciata solo ai genitori. E i risultati si vedevano. Nel 1961, mentre nella Germania Ovest si registravano ancora 4.600 casi di poliomielite, nella DDR il numero era crollato a meno di 5. Merito di un vaccino orale prodotto in Unione Sovietica e del quale la DDR offrì 3 milioni di dosi ai fratelli dell'Ovest, che però lo rifiutarono. E così casi di polio nella Germania Ovest si sono continuati a registrare fino a fine anni 80. Nell'Est l'ultimo risale al 1962. La politica vaccinale dell'Est è uno dei suoi risultati più sorprendenti e alla base c'è un semplice aspetto fondamentale, la fiducia. La mancanza di multinazionali e faccendieri vari che ci speculano, strano ma vero, aiuta. Come ha sottolineato Vijay Prashad in una recente intervista, la DDR ha riconosciuto che la salute deve essere intesa come una responsabilità sociale e una priorità in tutte le politiche, dalla sicurezza sul lavoro all'accesso universale delle donne alle cure riproduttive, dall'alimentazione ai controlli negli asili e nelle scuole. La vera cura preventiva consiste nel non ridurre la salute al trattamento medico, ma concentrarsi sul benessere generale della popolazione, migliorandone continuamente le condizioni di vita e di lavoro.
per chiarire quanto profondo sia il cambio di paradigma rispetto alla sanità privata che sta infestando l'Occidente, la Tricontinental nel suo studio riporta la testimonianza di una dottoressa che dopo la riunificazione frequentò un breve corso di formazione necessario per esercitare la professione da privata. Quello che ci hanno insegnato, avrebbe affermato la dottoressa scioccata, è che non ci è permesso lasciare che i pazienti guariscano. Dobbiamo assicurarci che rimangano malati, in modo che tornino e gli si possano prescrivere di nuovo altri farmaci. In questo modo possiamo mantenere piena la nostra agenda. Non si tratta di mantenere le persone in salute, si tratta di guadagnare soldi e mantenere in funzione lo studio privato. Intendiamoci, non che nella sanità della DDR fosse tutto esattamente rose e fiori. Le forniture sono state un grosso problema per tutta l'esistenza della DDR, ricorda uno degli autori dello studio della Tricontinental in un'intervista a People Dispatch. Erano molto tangibili nel caso di attrezzature mediche, ma anche per forniture generiche come bende ed altri presidi medici. E non erano problemi esclusivamente dovuti all'embargo imposto dall'Occidente. Anche le difficoltà economiche interne giocavano un ruolo fondamentale. Ma perlomeno limitatamente alla sanità, queste difficoltà, a ben vedere, non fanno altro che esaltare ulteriormente le virtù di quel modello. Nel 1989 la DDR aveva un tasso di mortalità infantile inferiore a quello di Stati Uniti e Regno Unito. Appena 30 anni prima era quasi il doppio, nonostante tutti i problemi economici che c'erano, in buona parte legati alla ferocia della Guerra Fredda, ma non solo. In questo articolo del 76 lo riconosceva addirittura anche il New York Times. Il sistema sanitario della DDR, scriveva lo storico giornalista Craig Whitney, è ampiamente considerato come il più avanzato del mondo comunista ed è anche considerato un modello dai tedeschi occidentali, il cui sistema, nonostante sia meno completo, sta anche diventando incredibilmente costoso. Come avrebbe affermato al giornalista e responsabile del sistema sanitario del distretto di Magdeburgo, il nostro sistema copre tutti, copre tutto, e ogni paziente riceve il miglior trattamento possibile, indipendentemente dal costo. Ed ecco così che la DDR divenne una specie di mecca per il personale medico del sud globale, che aveva nella Germania Est uno degli alleati più fedeli nella sua lunga lotta per la decolonizzazione. Migliaia di studenti provenienti dal Vietnam piuttosto che dal Mozambico o dall'Algeria venivano formati ogni anno completamente gratuitamente nei migliori ospedali universitari del paese. Anche oggi la Germania forma in medicina migliaia di studenti internazionali ogni anno, sottolinea sempre lo stesso ricercatore della Tricontinental su People Dispatch. Ma il grosso, ricorda, poi rimane qua. Non è una cosa che facciamo per solidarietà con altri paesi, ma per il nostro interesse e al massimo per l'interesse di questi individui. Le persone che vengono a perfezionarsi qui provengono principalmente da una certa classe, e cioè quelli che se lo possono permettere. Ciò significa che le classi inferiori in altri paesi sono lasciate a se stesse ed è davvero un sistema brutale. Ora intendiamoci, Ottolina TV non è radio nostalgia, il meglio della musica degli anni 70. E a me personalmente, poi che in cameretta c'ho il poster di Deng Xiaoping, i paesi dell'Est Europa mi hanno sempre attirato il giusto. Però ho imparato una cosa, quando qualcosa viene demonizzato in modo così perentorio, è perché nonostante tutto un pochino fa ancora paura. E qui quello che fa paura è chiaro. Il socialismo reale, pur con tutte le sue contraddizioni, ha fatto decisamente anche cose buone. Intendiamoci, anche i paesi occidentali, più ricchi e senza embarghi vari, negli anni d'oro del secondo dopoguerra hanno raggiunto risultati notevoli. La differenza però è che a raggiungerli è stata la mobilitazione e la lotta delle masse popolari, rafforzata proprio dallo spauracchio dell'appetibilità di un modello alternativo. Collassato il modello alternativo, sono cambiati drasticamente i rapporti di forza, è collassata anche la capacità di mobilitazione e il capitalismo è tornato a fare il suo mestiere, senza compromessi. Mercificare anche la salute delle persone a costo della salute pubblica e in fin dei conti anche della produttività complessiva del sistema. Perché il capitalismo non è solo crudele, ma anche stupido, anche se i capitalisti tendenzialmente un po' meno. Per bullizzare a dovere il capitalismo e i suoi cantori, però, abbiamo bisogno di un vero e proprio media che sta dalla parte del 99%.
aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Helmut Kohl. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. 28 marzo. Durante un incontro ufficiale tra i ministri delle finanze dei paesi che aderiscono all'ASEAN, tenutosi in Indonesia, a tenere banco è stato il rafforzamento dei meccanismi per l'utilizzo delle valute locali nelle transazioni bilaterali per ridurre la dipendenza dal dollaro USA, ma anche dall'euro, lo yen e la sterlina, sottolineano i consulenti di Desan Shira and Associates. Il presidente Widodo, continua il comunicato di Desan Shira, ha sostenuto che l'Indonesia ha bisogno di proteggersi dalle perturbazioni geopolitiche, citando le sanzioni contro il settore finanziario della Russia da parte di Stati Uniti, UE e alleati vari, come reazione al conflitto in Ucraina. Allontanarsi dai sistemi di pagamento occidentali è necessario per proteggere le transazioni da possibili ripercussioni geopolitiche, ha affermato Widodo, si legge nel report. D'altronde, continua, di tutti gli stati che aderiscono all'ASEAN, soltanto Singapore ha adottato le sanzioni nei confronti della Russia, mentre tutti gli altri continuano a commerciare serenamente con Mosca. Come ampiamente preventivato, il sequestro unilaterale e totalmente privo di basi giuridiche delle riserve russe ha accelerato lo sforzo da parte di tutto il sud globale nella ricerca di alternative concrete alla dittatura del dollaro. E il bello è che non è che sia servito poi chissà quanto. Lo ricorda Forbes, che si chiede: dov'è finita la crisi bancaria russa? L'articolo sottolinea come, nonostante ovviamente le sanzioni abbiano colpito duramente le istituzioni finanziarie russe, per ora di vere e proprie crisi, come quelle alle quali abbiamo assistito per Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank e Credit Suisse, non se ne vedono. In Russia non c'è stata nessuna corsa agli sportelli, scrive Forbes. Come abbiamo raccontato diverse volte in passato, la banca centrale russa ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio a lavorare per ripulire il sistema finanziario. E così le banche russe sono sopravvissute al regime di sanzioni dell'Occidente e al delisting in borsa meglio di quanto chiunque avrebbe immaginato. E così oggi Putin si può concedere il lusso di sorridere di fronte all'immagine degli edifici in fiamme del Credit Suisse e ai 200 miliardi di dollari persi nei depositi della Silicon Valley Bank, che necessitano di un sostegno da parte dell'FDIC senza precedenti per proteggere i titolari dei conti. Ma i sequestri illegali delle riserve sono solo una piccola parte della storia. 29 marzo, l'Agenzia per la promozione del commercio e degli investimenti brasiliana annuncia il passaggio all'utilizzo di yuan cinesi e di real brasiliani per una parte consistente delle transazioni commerciali tra i due paesi. La Cina ha superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale del Brasile già a partire dal 2009. E oggi l'interscambio tra i due paesi, dopo essere cresciuto di un altro 5%, ha superato nel 2022 quota 170 miliardi di dollari, due volte e mezzo l'interscambio che c'è tra Cina e Italia. Insomma, roba grossa. Col ritorno di Lula, il Brasile ha ripreso in mano il vecchio progetto di emancipazione dalla dittatura del dollaro, con ogni mezzo necessario. A gennaio, Brasile e Argentina avevano annunciato l'inaugurazione dei tavoli tecnici per arrivare a una valuta comune da utilizzare per l'interscambio commerciale. Sarebbe il primo tassello verso la costruzione del SUR, la moneta comune dei paesi dell'America Latina che Lula sogna dal suo primo mandato e che molti sospettano sia la vera causa dietro il golpe giudiziario che l'ha temporaneamente messo fuori gioco nel 2016, per poi rivelarsi un gigantesco castello di carta pilotato da giudici, espressione delle oligarchie e sospettati di essere eterodiretti da Washington. Sempre il 28 marzo, poi, ecco un'altra agenzia. La Cina completa il primo commercio di gas naturale liquido regolato in yuan, titola Reuters. In questo caso, firmare l'accordo non è una compagnia di qualche paese dei BRICS o che punta a entrare nella Shanghai Cooperation Organization.
a firmarlo sono i francesi di Total. In ballo 65.000 tonnellate di GNL importato dagli Emirati Arabi Uniti. Una goccia nel mare, certo, ma nell'oceano del mercato energetico, a non andare esattamente secondo i piani USA, ormai le cose sono numerose. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è arrivata l'ennesima cattiva notizia. L'OPEC Plus, su input dell'Arabia Saudita, ha deciso di tagliare la produzione petrolifera di oltre 1 milione di barili al giorno. Un annuncio a sorpresa, hanno commentato tutte le principali testate internazionali. Soltanto venerdì, infatti, secondo quanto riportato da Bloomberg, i delegati privatamente rassicuravano che non c'era nessun taglio alla produzione in vista. Non è il primo scherzetto che fanno a Washington. A pochi giorni dallo scoppio della guerra ucraina, Biden aveva cercato di convincere sauditi ed emiratini ad aumentare la produzione. Non gli risposero nemmeno al telefono. Un bello smacco. Aumentare la produzione, infatti, sarebbe servito a tenere basso il prezzo del petrolio, con un duplice effetto. Da un lato, evitare un pezzetto di spinta inflazionistica. Dall'altro, mettere nei guai i conti di Mosca, che dall'esportazione di greggio e di gas naturale, ovviamente, deriva il grosso delle sue entrate. Con il taglio di domenica, invece, i prezzi sono tornati a correre. Nelle prime ore del pomeriggio eravamo a circa più 5%. Ma secondo gli analisti è soltanto l'antipasto. Da poco più di $80, quasi tutti prevedono ci si avvicinerà a breve a quota 100. Una prospettiva che mette a dura prova la fedeltà degli alleati USA all'accordo sul tetto a $60 al prezzo del petrolio proveniente dalla Russia. E le prime avvisaglie sono già arrivate. Il Giappone rompe con gli alleati e acquista petrolio russo a prezzi superiori al tetto, titolava ieri il Wall Street Journal. L'articolo ricorda come, mentre molti paesi europei hanno ridotto la loro dipendenza dalla fornitura di energia russa, il Giappone nell'ultimo anno ha intensificato i suoi acquisti di gas naturale russo. La cosa divertente, sottolinea l'articolo, è che il Giappone, volendo del gas e del petrolio russo, potrebbe farne anche a meno, dal momento che la Russia pesa appena per circa un decimo delle importazioni giapponesi di gas liquido naturale e ancora di meno per quelle di greggio. Non è che il Giappone non potrebbe arrangiarsi diversamente, semplicemente non vogliono, ha dichiarato al Wall Street Journal James Brown, che insegna relazioni tra Russia e Giappone a Tokyo. Insomma, non sono tutti come la Germania, che per far contento il padrone a stelle e strisce ha rinunciato di botto al 55% delle sue importazioni di energia. E se a fare lo sgambetto ci si mettono pure gli alleati più stretti, figuriamoci gli altri. Da quando è entrato in vigore il tetto, l'India non ha fatto che aumentare le sue importazioni, e non è tutto. Per pagarle, infatti, ha cominciato a usare in modo massiccio valute diverse dal dollaro, in particolare il dirham degli Emirati Arabi Uniti, ma più recentemente sempre di più anche direttamente il rublo russo. Nel frattempo, infatti, la State Bank of India ha aperto un conto in valuta estera in Russia e una bella fetta dei pagamenti delle ultime forniture dirette alle raffinerie indiane è transitata da questo conto, il tutto appunto rigorosamente in rubli. Che l'aria stava cambiando e ben oltre la sfera di influenza diretta dei russi è diventato chiaro durante l'ultimo forum di Davos, quando il ministro delle finanze saudita Mohammed al-Jadan ha annunciato di fronte a una platea piuttosto basita che per la prima volta in 48 anni il più grande produttore mondiale di petrolio sarebbe stato aperto all'utilizzo di valute diverse dal dollaro USA. Una svolta epocale. L'utilizzo del dollaro come unica valuta per il commercio del petrolio saudita, infatti, è stato un tassello fondamentale nella costruzione della dittatura globale del dollaro degli ultimi 50 anni. Quando Nixon decise di sganciare il dollaro dall'oro, infatti, convincere gli altri paesi a continuare a vedere nel dollaro la moneta di riserva di ultima istanza dell'intera economia globale sembrava una missione impossibile. A renderla possibile invece fu appunto la decisione dell'Arabia Saudita di commerciare petrolio esclusivamente in dollari, in cambio della protezione degli USA contro i rivali regionali, dall'Iraq all'Iran. Un'altra era geologica. Oggi gli USA quella sicurezza non sono più in grado di garantirla e i sauditi hanno optato per risolvere le diatribe regionali tramite il dialogo e il negoziato con i vicini e con la Cina a fare da arbitro e da mediatore. Il tassello fondamentale su cui era stata costruita l'intera impalcatura di questi 50 anni di dittatura globale del dollaro
è venuto a mancare. Le ripercussioni non possono che essere epocali. Preparatevi a un mondo di valute multipolare, titolava il Financial Times qualche giorno fa. Il Financial Times ricorda come durante la visita di Xi Jinping a Mosca di 2 settimane fa, Vladimir Putin non si è limitato a confermare l'utilizzo delle monete locali per l'interscambio tra i due paesi, ma si è impegnato a utilizzare lo yuan anche per pagamenti tra la Russia e i paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, nel tentativo di sostituire il dollaro. Intanto a febbraio la banca centrale irachena aveva dichiarato che avrebbe consentito per la prima volta che il commercio dalla Cina venga regolato direttamente in yuan. È la prima volta che le importazioni dalla Cina vengono finanziate in yuan, poiché le importazioni irachene dalla Cina sono state sempre finanziate solo in dollari, ha ricordato Mudir Salih, consigliere economico del governo. D'altronde, di emancipazione dalla dittatura del dollaro ormai si parla da decenni. Le promesse però sono state quasi sempre disattese. Il problema è che trovare un sostituto che vada bene a tutti è piuttosto complicato. Il candidato naturale ovviamente sarebbe lo yuan, ma c'è un ostacolo grande come una casa. Anzi, due. Il primo è che per diventare la valuta di scambio dell'economia mondiale, il paese che la emette deve avere un deficit commerciale strutturale sempre crescente. La dittatura del dollaro, infatti, si fonda sul fatto che gli USA importano merci e chi accumula dollari dalla vendita di merci, invece, li investe in asset denominati in dollari, a partire dai titoli del debito USA. L'economia cinese, invece, ancora oggi è un'economia basata fondamentalmente sulle esportazioni. Il secondo è che il dollaro circola liberamente senza controlli e grazie a interessi della finanza globale e interessi dell'apparato statale USA fino ad oggi sono sempre stati completamente allineati. In un certo senso, anzi, gli USA rappresentano per le oligarchie finanziarie globali quello che l'URSS a suo tempo rappresentava per il proletariato. Non si può certo dire la stessa cosa per la Cina, dove a dettare l'agenda è il Partito Comunista e non una manciata di multimiliardari. Risultato? La Cina esercita un controllo capillare sui movimenti di capitale e non ha nessunissima intenzione di allentare la presa. Il bello è che potrebbe non essere affatto una cattiva notizia. L'idea che il meglio che possiamo pretendere è che alla dittatura del dollaro si sostituisca la dittatura di un'altra valuta nazionale, in realtà è priva di fondamento. Lo sapeva bene Keynes, che durante i negoziati di Bretton Woods aveva proposto un modello completamente diverso. Si chiamava Bancor e doveva essere una moneta sovranazionale da utilizzare soltanto negli scambi internazionali. Sacrificato sull'altare dell'imperialismo finanziario a stelle e strisce, l'idea del Bancor era stata già riproposta con forza dopo la crisi finanziaria del 2008 dal governatore della Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese Zhou Xiaoquan, che però riconosceva che riproporre la sua attuazione in tempi brevi richiederebbe una coraggiosa e straordinaria visione politica che oggi non è ancora maturata. Da allora sono passati quasi 15 anni e le distorsioni della dittatura del dollaro sono sotto gli occhi di tutti. Come scrive Nouriel Roubini, il ruolo del dollaro è anacronistico. La quota di prodotto interno lordo globale degli USA ormai è appena il 20%, dimezzata dalla Seconda Guerra Mondiale, ma la sua moneta rappresenta ancora almeno 2/3 di tutte le transazioni internazionali, un sistema che rende le economie dei mercati emergenti finanziariamente ed economicamente vulnerabili ai cambiamenti nella politica monetaria statunitense guidati da fattori interni come l'inflazione, che è esattamente quello che sta accadendo ora, con la corsa al rialzo dei tassi di interesse che sta scaricando sul resto del pianeta l'inflazione generata dagli USA e che rappresenta un ostacolo gigantesco alla crescita globale. Come sottolinea l'ex capo economista di Goldman Sachs, Jim O'Neill, che tra l'altro è stato il primo a coniare l'acronimo BRIC, il dominio del dollaro significa che l'onere del debito denominato in dollari per le altre nazioni aumenta e diminuisce con il tasso di cambio, destabilizzando la loro stessa politica monetaria con i movimenti del biglietto verde che alla fine giocano un ruolo più importante rispetto alle decisioni interne. O'Neill quindi invita i paesi dei BRICS
ad aumentare il loro coordinamento e sfidare il dominio del dollaro. D'altronde, per accelerare verso un nuovo multipolarismo valutario, difficile immaginare momento più propizio. Come ricorda il Financial Times, infatti, le turbolenze bancarie statunitensi di questo mese, l'inflazione e l'incombente battaglia sul tetto del debito stanno rendendo gli asset basati sul dollaro meno attraenti. I problemi delle banche statunitensi annunciano la fine del sistema di riserva del dollaro, titolava una settimana fa Asia Times. Il sistema bancario statunitense è rotto, si legge nell'articolo di David Goldman. Ciò non fa presagire altri fallimenti di alto profilo come Credit Suisse. Le banche centrali, infatti, manterranno le istituzioni moribonde con il loro supporto vitale, ma l'era delle riserve basate sul dollaro e dei tassi di cambio fluttuanti, iniziata il 15 agosto 1971, quando gli Stati Uniti hanno reciso il legame tra il dollaro e l'oro, sta volgendo al termine. Le sofferenze saranno trasferite dalle banche all'economia reale, che perirà per la stretta sul credito. E le conseguenze geopolitiche saranno enormi. Il sequestro del credito in dollari accelererà il passaggio a un sistema di riserva multipolare, a vantaggio dello yuan cinese come concorrente del dollaro. Ma come sul terreno in Ucraina, anche tra le scrivanie del gotha della finanza internazionale, non aspettatevi un passaggio breve e indolore. La dedollarizzazione non sarà un pranzo di gala e non sarà pacifica. Il sistema di riserva in dollari si spegnerà non con il botto, scrive Goldman, ma con un piagnucolio. Sarebbe il caso di organizzarci affinché il piagnucolio sia quello delle elite finanziarie e non di chi campa del suo lavoro. Per farlo, come minimo, abbiamo bisogno di un media che sta dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. Ma soprattutto, segui la nuova puntata di Mondo Cina. Ospite speciale, Maria Francesca Staiano, coordinatrice del Centro Studi Cinesi dell'Università Nazionale di La Plata. Stasera, lunedì 3 aprile, a partire dalle 21, sulle pagine social di Ottolina TV. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. Oh, finalmente! Aspettavamo questo momento da tantissimo! Finalmente anche Ottolina è diventata protagonista di un bel dissing. Oddio, proprio bello, bello, purtroppo ancora no, robetta, insomma. Così niente. Ma è l'occasione giusta per inaugurare la nostra nuova rubrica di Sottolina, il lato caciarone di Ottolina TV. Negli ultimi giorni su Twitter è cominciato a girare questo video. Andassimo un governo, io vieterei la libertà di stampa. La stampa non deve essere libera. Apriti cielo. Il tipo di Ottolina TV è un idiota e quelli come lui sono il motivo per cui i comunisti sono una barzelletta, commenta nel suo retweet tale Mattia Salvia. La propaganda dei putiniari, rilancia un account con la bandierina dell'Unione Europea. Altro account con bandierina dell'UE. Questo video dimostra che uno, chi vuole un negoziato di pace dell'Ucraina nei confronti della Russia, è una persona nostalgica dei bei tempi dell'URSS. In effetti, insomma, un po' di nostalgia ogni tanto. Due, i paci finti non agiscono senza una guida e senza soldi. Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Interviene anche una vecchia conoscenza di Ottolina, Cristiano Tinazzi, il reporter fai da te che nella sua bacheca diffondeva con sdegno la fake news sui denti d'oro strappati agli ucraini dai russi. L'ennesima prova della brutalità dei russi nei territori occupati, commentava, dopo che la fake news era già stata ampiamente smascherata financo dai fact checker di Open. Oggi Tinazzi si è riscoperto un fervente democratico. Megoglioni. Su Progressi. Nel 99, infatti, si era candidato alle provinciali di Milano con il Fronte Nazionale, la lista dell'ex leader di Avanguardia Nazionale Adriano Tilger, nata da una scissione da destra dell'MSI di Pino Rauti, considerato troppo moderato. Così, di brutto. Da vedere per intero,
Questi non sono pacifisti, sono militanti filorussi, scrive a commento del nostro video. Lo spezzone incriminato è stato registrato durante un incontro organizzato dal Circolo degli Amici di Ottolina TV di Roma, che si è tenuto sabato scorso al Friccicore di Centocelle. Titolo: Guerra e media, la scelta di non mettere l'elmetto. E ovviamente non c'era nessunissimo bisogno di farlo passare come un fuori onda rubato clandestinamente e che svela il vero volto dei pacifinti. Un po' come quando fecero trapelare l'audio di Berlusconi, dove diceva in una riunione privata esattamente le stesse cose che aveva sostenuto 2 settimane prima apertamente nel salotto di Bruno Vespa. Io, Giuliano Marrucci, giornalista suo malgrado, che sono contro la libertà di stampa, l'ho sempre dichiarato apertamente. E ovviamente lo ribadisco. Oh no! Anyway. Che le oligarchie possano liberamente possedere i mezzi di produzione del consenso attraverso i quali riescono a imporre all'opinione pubblica le loro vaccate, l'ho sempre ritenuta la negazione stessa della democrazia. La totale libertà di stampa ha senso soltanto in un mondo immaginario dove nessuno ha il potere di sfruttarla per imporre le sue idee a suon di bigliettoni. Ma qui si apre una parentesi troppo seria che ci svia dal mood scazzone di questa rubrica. Torniamo al cazzeggio. Anche poeta. Da dove arriva questo spezzone? A postare il video originale è questo minuscolo profilo, Francesco Intraguglielmo. Vi dice qualcosa? Ci siamo già incontrati, mi pare. Ebbene sì, è proprio lui. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Il ragazzetto che si era ritagliato i suoi 5 minuti di gloria grazie al suo intervento dal palco della manifestazione semideserta di Calenda in sostegno alla resistenza ucraina. La Russia non lo è e quindi se necessario va distrutta. Esattamente come chi non sostiene i giovani iraniani, esattamente come chi mostra qualsiasi vicinanza con la Cina. Per aiutare la storia a giudicarci severamente per non essere per la distruzione della Russia e per aver mostrato vicinanza alla Cina, Intraguglielmo si è fatto uno sbattimento notevole. Il piccolo spezzone circolato su Twitter infatti è solo un minuscolo estratto di un video di ben 20 minuti che Intraguglielmo ha pubblicato sul suo canale YouTube, inaugurato appena 2 settimane fa. Infiltrato in un evento filorusso, si intitola. Nella copertina c'è lui in primo piano con i colori della bandiera ucraina disegnati sul volto, circondato da una piccola folla con sovrimpresse delle bandiere russe e una bella scritta a caratteri cubitali a sovrastare il tutto. Aggredito, c'è scritto. Ad aggredirlo, secondo Intraguglielmo, sarebbero stati appunto i pacifinti presenti all'incontro. Cosa non fa la mitomania? Ovviamente in realtà non c'è stata nessunissima aggressione, nonostante l'abbia cercata in ogni modo possibile e immaginabile. Per ore. Ma è chiaro che la finalità è essere aggredito, non ti aggrediremo, ti vogliamo tanto bene. Come si dice dalle mie parti, pensava di insegnare a Babbo Pipà. Cresciuto a pane, Nutella e tresciate delle iene, Intraguglielmo infatti ha adottato la più classica delle strategie del giornalista provocatore. Si è addentrato in territorio ostile, ha pazientato per ore e poi ha tirato la corda alla ricerca del casus belli, che però non è mai arrivato. Diciamo che in tema di provocazioni, in 20 anni di report, qualche esperienzina me la sono fatta pure io. E poi, sinceramente, Francesco, potresti essermi figlio, anzi. Il bambino sembra scemo, ma quello in realtà lo è. Ovviamente Intraguglielmo, tra l'altro, non si è infiltrato proprio da nessuna parte. Appena arrivato è stato riconosciuto. Che un ragazzino che invita serenamente a distruggere la Russia da un palco, chi se lo dimentica. Quando sono arrivato mi è stato chiesto se dovevamo autorizzarlo a fare delle riprese e io ovviamente ho acconsentito. Quando dico che la libertà di stampa è una minchiata, non mi riferisco certo a un bimbo minchia col telefonino e un canale YouTube. Quindi tutti i frammenti che potete vedere nel suo video non sono frutto dello scaltro lavoro da insider di un infiltrato, ecco, ma semplicemente delle riprese fatte male da un ragazzino che si sentiva al fronte e gli tremavano le mani. Eppure anche queste semplici osservazioni per il suo pubblico sembrano essere fisica quantistica. Solidarietà per te, fratello! Complimenti per il coraggio! Sei stato coraggioso, veramente un esempio! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, sei un eroe! Andarci da solo, che coraggio! Bellissimo video!
Ti ho visto forse qualche volta su Liberi Oltre? Chiede un utente. Sì, probabile. Ho fatto live da loro e da Ivan Greco, risponde Entra Guglielmo. Sempre garanzia di qualità è l'accoppiata Liberi Oltre Ivan Greco, una vera e propria spasmodica ricerca della competenza e della complessità, diciamo. Ma lo scambio più surreale è questo. Mi fa morire che dicono: vuoi parlare solo tu, quando letteralmente hai fatto solo una domanda e la seconda non te l'abbiano lasciata finire, commenta un utente. Sì, in effetti hanno un concetto particolare di democrazia, risponde l'aspirante leader della gioventù calendiana. Per fortuna tra i commenti ce n'è anche uno di qualcuno che all'iniziativa c'era davvero e che gli ricorda che in realtà abbia tentato di monopolizzare la discussione. La situazione infatti si è fatta imbarazzante quando alla fine del primo giro di interventi abbiamo dato il microfono a Entra Guglielmo per fare una domanda. Sempre a proposito di dittatori putiniani, non ce lo mollava più. Sempre più tremolante per l'emozione, il giovane Francesco infatti ha infilato almeno 4 domande di fila, impedendo a tutte le altre persone di intervenire e alla fine parlando più lui dei relatori stessi. Il tutto mentre si riprendeva col telefonino e tremava. Una scena patetica, insomma. La sala ha cominciato un po' a innervosirsi. A me, sinceramente, faceva pure un po' tenerezza. Mi sto a rammollire, Alla fine, comunque, la perseveranza paga sempre. E in qualche modo Entra Guglielmo è riuscito a portarsi a casa il suo girato. E dopo 3 giorni ha partorito sta chicca qua. Niccolò e Benedetta hanno detto tutto, grazie, sta arrivando, buonasera, versate qualche migliaio di euro per Ottolina TV e siamo a posto. Ed ecco qui l'organizzatore dell'evento, Giuliano Marrucci di Ottolina TV, il Breaking Italy dell'estrema sinistra. Ma di morte, uno lavora 20 anni in Rai e poi si sfonda di studio 16 ore al giorno per diventare il Breaking Italy dell'estrema sinistra. Me lo dicevate prima, mi davo al gioco d'azzardo, ve possino. Ma andiamo avanti. Analisti critici, gli analisti critici, tutti quelli critici, cioè, lavorano dentro la macchina della propaganda. Dice, ma io dico il mio pensiero. Per carità, hai ragione, ma tu pensiero detto lì è funzionale a creare il fatto che noi siamo le società libere contro le società chiuse. Ma porco Giuda, non è che ti fanno sparare le tue puttanate per creare il pensiero che noi siamo una democrazia e gli altri no. Ti fanno sparare le tue puttanate perché sei in una democrazia e c'è la libertà. Francè, ti devo ringraziare. Finalmente ho capito cosa intende mia moglie quando mi racconta che a scuola si è imbufalita perché uno studente che non aveva capito una mazza faceva pure il saccente. In effetti è abbastanza irritante. Allora ascolta a me, ti rivelo uno scuppone. Democrazia e libertà non sono sinonimi. Non ho afferrato, scusi. Dai, ripetiamolo insieme su. Democrazia e libertà non sono sinonimi. Anzi, aspetta, te ne dico una ancora più incredibile. A volte sono agli antipodi. Ma te guarda, cosa potresti scoprire se invece di fare video da bimbo minchia aprissi qualche libro? Proviamo a rimediare noi. Un ripassino rapido rapido. Guarda, ti riprendo il video di Otto Sofia che abbiamo fatto l'altro giorno su Machiavelli, scritto da prof universitari e delle superiori di storia e filosofia. È facile, concentrati. Democrazie liberali, dicevamo, dove democrazia significa potere del popolo e liberale invece starebbe a indicare la protezione delle libertà individuali dagli abusi di quello stesso potere. Tenere insieme i due lati di questa complessa medaglia è stato il mantra degli stati nazionali dell'Occidente, perlomeno a partire dal secondo dopoguerra. Oppure, secondo i più critici, il suo grande inganno. Capito, Francè? Non solo sono due cose diverse, sono proprio contrapposte. Sai quando si dice la dialettica? Ecco, sono due cose che stanno in rapporto dialettico. Noi siamo democratici e te, presumo, sei liberale. O almeno lo sarai quando saprai che vuol dire. Nel frattempo, comunque, i nostri complimenti per la cazzimma e la dedizione. Nessuno mai ci aveva dedicato così tanta attenzione e i risultati mi sembrano ottimi. Liberali suprematisti di tutto il web, prendete esempio dal giovane intraprendente Entra Guglielmo e dateci materiale per la nostra nuova rubrica.
di Sottolina, il lato caciarone di Ottolina TV. Ah, PS, tra tutte le cose devo ammettere che ce n'è una che effettivamente mi ha veramente ferito. Questa. Ammazza, quanto brutto li mortacci di chi mi ha fatto così. A proposito di limitare la libertà di stampa, ma non è che si può mettere un filtro automatico per limitare il tasso di bruttezza tollerato in una foto? Comunque, se nonostante la bruttezza, anche a sto giro ti abbiamo fatto fare due risate e apprezzi la nostra nuova rubrica, diccelo con qualche eurino. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Carlo Calenda. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.